Amiche e amici del Corner Sandoriano, bentornati, video da day after di questo importantissimo, appassionante, incredibile derby della Lanterna alla quart'ultima giornata di questo difficile campionato 21-22, come si dice con una frase abusata in questi casi, se uno sceneggiatore avesse voluto pensarlo, non ci sarebbe riuscito a immaginarlo così appassionante. La congiuntura, il mood, le vibrazioni con cui arrivavamo a questo derby ci avevano preparati al peggio, e invece peggio non è stato, perché appunto con una trama imprevedibile il derby della Lanterna è ancora una volta blucerchiato con il gol decisivo segnato da Abdelhamid Sabiri, che quindi entra nella storia, se non altro della stracittadina, anche perché è una stracittadina che per il momento, per il contesto, l'hanno detto tutti, lo sapevamo, non valeva soltanto la supremazia cittadina, appunto, ma valeva una stagione, i destini delle due squadre indirizza molto, ancora nulla è deciso, però inizia davvero a farci capire come andrà a finire, farci immaginare, farci intuire come potrebbe andare a finire questo campionato. Partiamo proprio dal ragazzo arrivato a gennaio dall'Ascoli, che un po' come anche per esempio Sensi, insomma, era arrivato dando ottime sensazioni e promettendo una crescita all'interno del contesto, invece si era andato via via perdendo nelle ultime partite, sprofondando nella tristezza e nella depressione generale della squadra. La sua è stata una prestazione che evidentemente è impreziosita dal gol pesantissimo, è stata però una prestazione di grande personalità, che è quello che il ragazzo ha dimostrato da subito, da quando è arrivato a Genova, personalità al limite della faccia tosta. È stata una partita anche con delle pause, quella di Sabiri, perché sia prima sia dopo il gol, più prima che dopo, ha dimostrato ancora di non essersi completamente sintonizzato sull'agonismo e sulla durezza fisica della Serie A, troppe volte a terra, secondo me, per cercare di invitare l'arbitro, in questo caso Maresca, al fischio, ma la tendenza giusta, secondo me, in Serie A è quella di fischiare meno i contatti e i contrasti vigorosi, ma comunque regolari. E quindi a volte, ma insomma, questi sono veramente peccati che ovviamente si perdonano e sfumano di fronte alla prestazione appunto importantissima di Sabiri, che è stato anche fondamentale sulle palle alte che spesso la Sampdoria ha esplorato in questa gara. La Sampdoria di Giampaolo in questa versione, lo sappiamo, ha accantonato e molto l'ossessiva ricerca del gioco palla a terra per mancanza di tempo nell'organizzarlo e forse anche per mancanza di interpreti tutti adatti a questo tipo di scelte. Quindi palle alte è stata una domanda che è stata fatta nel post a Giampaolo, sul fatto che sia stato spesso cercato Sabiri e non solo Torsby, e Giampaolo ha spiegato che questa è stata una scelta proprio per evitare, e se vi ricordate, è una cosa che succedeva spesso con D'Aversa nel girone d'andata, sempre la palla alta su Torsby, le squadre avversarie lo sapevano e quindi preparavano delle contromosse che rendevano la Sampdoria molto molto leggibile e prevedibile. Invece Giampaolo ha detto che in questo caso era fondamentale mettere un po' di dubbio e cercare di spostare anche i saltatori del Genoa da una parte e dall'altra, anche perché appunto Sabiri ha un ottimo stacco, e quindi anche da questo punto di vista è stata una mossa vincente, peraltro in un sistema di gioco che a me è sembrato di leggere come un 4-1-4-1. Con Ekdal da schermo davanti alla difesa, Torsby e Sensi in mezzali, Sabiri largo a sinistra e Candreva largo a destra, con Caputo ancora una volta abbandonato a se stesso là davanti. Ed è stato un sistema che per buona parte della gara ha funzionato e ha permesso alla Sampdoria di controllare la partita con maggiore lucidità. Questo è anche stato un tema che è emerso nel post, l'ha detto anche l'allenatore del Genoa Blessin, di fronte, l'ha detto anche con un po' di fastidio da parte sua, nel senso che secondo lui la Sampdoria ha esagerato nello spezzare i ritmi con le perdite di tempo, eccetera, eccetera. Opinione, insomma, che ci può stare, ma non mi è sembrato così eccessivo. In ogni caso, ha detto una squadra adulta, la Sampdoria contro una squadra invece, uno school team, riferendosi ai rossoblù. Abbiamo detto di Sabiri, delle palle alte, partita gigantesca di Torsby, che ormai, insomma, ne abbiamo la certezza, è giocatore da derby, è un giocatore che queste partite le vive nel modo giusto. Sono partite in cui magari la tecnica conta meno, conta la fisicità, i suoi duelli li ha vinti. Nel finale è stato fondamentale nel andare a comunque portare il pressing, il disturbo, tenere qualche palla lontana difendendola col corpo.
e ha messo anche buona qualità dal punto di vista tecnico, è quello che solitamente magari ne compromette le prestazioni e quanto di buono fa in fase di recupero, pressione, eccetera, eccetera, diciamo fase difensiva in generale. Detto questo, secondo me il gigante di questa partita è stato Albin Ekdal, appunto messo come uno davanti ai quattro della difesa con Torsby e Sensi a occuparsi di lavoro sporco fisico e un po' di costruzione, evidentemente parlo di Torsby per lavoro sporco, costruzione e rifinitura. Sensi, Ekdal si è potuto completamente dedicare alla pulizia del lavoro dei palloni che vagavano davanti alla difesa, alle letture, alla copertura della difesa, l'ha fatto in modo magistrale, con una prestazione fantastica, guadagnando i falli con intelligenza quando era in difficoltà. Forse ha perso soltanto un pallone nel secondo tempo quando ha tentato un tunnel in una zona un po' pericolosa del campo, ma insomma la Sampdoria è uscita senza graffi anche da quella situazione. Sarà evidentemente la partita, e l'ha detto anche lui, che Emi Laudero ricorderà come una delle più importanti, emozionanti, forse la parata più importante della sua carriera, perché in un contesto totale, assoluto, sul capitano avversario, all'ultima chance per tenere in vita i suoi sotto la gradinata avversaria. Quindi insomma una parata in un momento in cui insomma la Sampdoria non sembrava soffrire gli ultimi attacchi disperati del Genoa e i continui primi piani sui giocatori rossoblù facevano capire che anche loro erano più portati avanti dalla forza della disperazione che dalla reale capacità di credere nella possibilità di rimettere in equilibrio questa partita. Le immagini di Criscito che piange sono state forti, immagini sì, veramente che ti fanno apprezzare questo sport nel bene e nel male. È stato bello anche vedere Quagliarella andarlo a consolare, sono due ragazzi figli di Napoli che quindi insomma sono stati protagonisti, avversari di tantissime battaglie. Chiuderei con qualche parola su Marco Giampaolo, che evidentemente non sarà contento, e questo insomma non sarà contento del suo percorso fino a qui, da gennaio, da quando è arrivato, almeno immagino, insomma se lo sarebbe augurato migliore e con meno ansie da classifica, però e soprattutto questa partita non pulisce completamente evidentemente quanto di brutto abbiamo visto nelle settimane scorse. Però mette un punto, uno dei dati che preoccupavano di più e che sono stati ricordati a Giampaolo subito nell'immediato post partita di Hellas Samp, era il suo tabellino, la sua fedina penale in tonsa per quanto riguarda i derby, ne aveva 24 su 6 nella sua prima esperienza, nel suo primo triennio, ora diventano 5 su 7, insomma la statistica è importante, era una delle cose che mi spaventavano di più all'inizio, vi devo dire la verità, perché tutto appunto faceva pensare alla possibilità di spezzare questa striscia positiva. L'ha interpretato bene, con una partita concreta, appunto in controllo. Ci aspettavamo magari un Genoa più arrembante all'inizio, perché era Genoa la squadra che doveva ricavare qualcosa da questo derby e doveva approfittare della possibilità di questo scontro diretto. Invece la Sampdoria appunto l'ha controllata per buona parte della gara. Audero, al netto di una parata sullo 0-0 su Amiri e il rigore evidentemente, che però è arrivato in un momento, abbiamo detto, particolare della partita, non ha dovuto fare grossi lavori. Sirigo, una parata su Sabiri l'ha fatta. Insomma, è regnato l'equilibrio, però la Sampdoria è sembrata più lucida, più tranquilla, più a suo agio dentro questa partita, e il Genoa ha fatto fatica a trovare le armi per rendersi pericoloso e ha sprecato il rigore alla fine. Godiamoci ancora queste sensazioni e poi bisognerà andare a fare qualche punto da qualche parte nelle ultime tre partite. Sarà difficile, non impossibile, potrebbe non essere necessario, ma insomma vedremo. Intanto Sampdoria 1, Genoa 0, Sabiri, aspetto i vostri commenti qui sotto. Grazie come sempre.